Buonasera a voi tutti che ci seguite su Libre TV. Questa serata abbiamo un confronto interessante, i due professori, questa è la verità. Pierpaolo Segneri ormai per questa rubrica Creare il futuro, Frosinone al centro, e il professore Marcello Carlino. Lo presentiamo per primo, insomma, perché è un ospite importante, già professore di letteratura italiana e contemporanea presso l'Università La Sapienza di Roma. Pierpaolo Segneri, professore di letteratura italiana e presidente dell'Associazione Frosinone al Centro. Parliamo di politica partendo un pochino da una cosa che Pierpaolo nelle sue presenze su Libre TV spesso ha affermato, un'affermazione che insomma un po' alla base anche del suo agire e soprattutto del suo dire, cioè la cultura è politica. È un po' questo qua il tema di oggi, che è un argomento che poi in realtà si inserisce in un po' tutte le declinazioni della dialettica in ambito politico, anche in quelle che più o meno abbiamo percorso con le altre puntate di Creare il futuro, cioè quelle diciamo a tema più locale. Io darei subito la parola, senza dilungarmi troppo, per questo confronto, per questa chiacchierata più che confronto, a Pierpaolo, che fa un po' gli onori di casa, ringraziando il professor Carlino di essere qui su Libre TV e siamo molto onorati di questo. Grazie a voi. Grazie Gianni. Non solo dico cultura è politica, ma dico anche politica è cultura. Per questo motivo che abbiamo messo insieme con un gruppo di amici di Frosinone un'associazione culturale, si chiama appunto, come gli ascoltatori di Liberi.tv ben sanno, Frosinone al centro, che dà anche un po' il titolo di questa rubrica. E, perché? Perché secondo noi c'è la necessità su Frosinone, in particolar modo perché è la città in cui viviamo e quindi su cui agiamo nella nostra quotidianità, restituire al dibattito pubblico una forza che abbia la capacità di restituire senso e significato alla politica, anche ritornando ai fondamentali della politica, restituendo anche il senso e il significato alla parola stessa, perché secondo me negli ultimi anni, da un po' di tempo a questa parte, direi almeno 20-25 anni, questa visione del potere fino a se stesso, no? Del clientelismo, oppure di un amministrativismo svuotato di politica, sono le due opzioni che si rimpallano, si incontrano nella gestione della vita cittadina e non soltanto. E si è venuto a perdere il senso, il significato della politica. Cioè la politica non è amministrazione, anche perché se ci fosse soltanto questa visione ristretta, chi è all'opposizione sarebbe quasi fuori dalla politica, che non può governare la città o altre cose. Quindi questa associazione Frosinone al centro si è dotata nel proprio statuto di uno strumento, di un organo statutario che si chiama il Comitato Scientifico, e hanno aderito a questo Comitato Scientifico, che è un luogo, diciamo, un pensatoio dove si sono messi insieme su, diciamo, iniziativa dell'associazione e dei soci che hanno contattato alcune persone che nel territorio frusinate comunque hanno la loro incidenza anche rispetto alle loro qualità, l'autorevolezza, di mettere insieme 11 persone che abbiano il compito di fare una riflessione politica e culturale su Frosinone e eventualmente anche sul piano delle proposte, individuare attraverso un'analisi anche delle possibilità per questa città e per il nostro territorio del Frosinate in senso più ampio, no? Non soltanto proprio quello ristretto del comune di Frosinone. E faccio ovviamente aderito a far parte di questo comitato scientifico, di questo pensatoio culturale, anche il professor Marcello Carlino, lo ringrazio,
anche persone che non per forza siano iscritte all'associazione, però persone che hanno dato la loro disponibilità a riflettere, a ragionare su questo vuoto culturale che si è creato, che è dovuto a un vuoto politico, in questo ci tengo a precisarlo, non che a Frosinone non ci siano iniziative culturali che vengano dai cittadini e da associazioni, ma il vuoto culturale è determinato dal vuoto di politica, che non c'è più dibattito politico, non c'è più discussione. Mi ricordo quando ero consigliere comunale, a 23 anni, questa cosa l'ho già raccontata al professor Carlino, dopo il mio intervento in consiglio comunale, ci fu qualcuno che si avvicinò e mi disse: era dei tempi del professor Marcello Carlino che non sentivamo un discorso di questa levatura. Io mi sono sciolto perché ovviamente ero appena laureato, non avevo questa pretesa, però il paragone mi ha gratificato e penso che nell'intervenire sul piano politico ci debba essere anche una conoscenza, una memoria, una consapevolezza che pone le basi del discorso, del dialogo, cioè ritornare ai fondamentali. E tra queste persone, secondo me autorevoli, che compongono il comitato scientifico dell'Associazione Frosinone al Centro, c'è per esempio anche uno chef, c'è una psicologa, fa parte di questo comitato scientifico, così un po' lo presento, altri nomi li dirò poi con un comunicato stampa, ma qualcuno lo voglio spendere qui. Oltre al professor Carlino c'è la senatrice, ex senatrice Maria Spirabotte, c'è il dottor Mino De Santis, che è stato dirigente superiore della Polizia di Stato, oggi a riposo, c'è Daniele Mignardi, che è uno dei più esperti comunicatori, esperti della comunicazione che ci sia a Frosinone, ma soprattutto riconosciuto a livello nazionale come tra i più accreditati nel mondo della comunicazione, della musica e dello spettacolo. C'è Sara Turriziani, astronoma che si è fatta valere, che è di Frosinone, si è fatta valere a livello internazionale, anche in Giappone, con degli studi e delle ricerche. Insomma, ci sono diversi nomi che poi farò, però per dire la qualità, delle persone che per me, no, sono il presupposto per dare poi alle idee un fondamento. Io ritengo che le idee camminino sulle gambe delle persone e quindi, questo cammino, si deve basare anche sulla capacità di ciascuno, anche dei cittadini, di sentirsi parte integrante di un percorso e di sentirsi anche partecipi e avere la possibilità di esserci e di partecipare senza rimanere soffocato sotto la cappa di piombo di un potere fino a se stesso o di un amministrativismo che ha tolto alla parola stessa, al dialogo stesso, qualsiasi senso e qualsiasi significato. Questa è la mia idea. Lascerei un attimo la parola al professor Magari Carlino anche più di un perché. attimo. Sì, che la terrà per 5 minuti, stando esattamente ai tempi che ci siamo dati. Ma allora, io credo che intanto occorra partire da considerazioni che sono considerazioni generali. C'è, per dir così, oggi una crisi radicale della cultura, c'è una crisi radicale della politica. Ed entrambe le cose non possono essere taciute. Questo a livello nazionale, ma direi persino a livello internazionale. Una crisi della cultura perché in qualche modo le risorse strettamente culturali, sia in termini di patrimonio, dico culturale e ambientale, sia in termini di proposte che dall'ambito della cultura possono venire, tutto questo viene sistematicamente marginalizzato. Basti pensare naturalmente alle risorse assai esigue che ogni volta vengono concesse, basti pensare a come dire, un patrimonio che potrebbe essere anche economicamente rilevante risulti sempre penalizzato, marginalizzato. C'è una crisi della politica che fa capo a tante cose, fa capo ad una
maniera distorta di questi processi di globalizzazione, fa capo alla finanziarizzazione dell'universo presente, fa capo in qualche modo alla crisi che naturalmente si lega a questi fenomeni dei partiti e degli spazi, quindi di socializzazione e discussione che un tempo esistevano e che erano il motore in qualche modo della riflessione. Ed è chiaro che da questo punto di vista, sia pure dovendo affrontare una crisi e dei problemi che sono di grandissima portata, da questo punto di vista occorre naturalmente che tutti si abbia e si maturi fino in fondo la coscienza che, dico, a questa crisi occorre dare risposta. Occorre dare una risposta intanto per quel che riguarda la cultura, partendo da un presupposto fondamentale. La cultura, non è legata semplicemente, e in fondo lo diceva anche prima Pierpaolo Segneri, al mondo dei libri, al mondo della cultura scritta. La cultura ovviamente ha antropologicamente una serie di manifestazioni e sappiamo tutti come cultura sia la cucina, come cultura sia il patrimonio delle relazioni umane, come la cultura sia cultura scientifica, sia la cultura umanistica. Elementi questi che dovrebbero tutti entrare in rapporto, e questo lo dico, come dire, come una questione, dico, complessiva e come un fronte complessivo da assicurare, dovrebbero entrare in rapporto in un piano organico che consenta allora, volta per volta, il potenziamento e l'espressione di tutti questi diversi settore. Ma detto questo, occorre poi sottolineare una cosa essenziale, e cioè che comunque la cultura in tutte le sue forme è politica, ma è politica nel senso che realizza la condizione dell'uomo politico che già Aristotele evidentemente indicava nell'antichità. Realizza la condizione del rapporto naturalmente che l'uomo instaura con gli altri. La cultura è momento di dialogo e di partecipazione di per sé, e il dialogo e la partecipazione sono tanto più forti se naturalmente hanno alla base un progetto, hanno alla base una finalità, hanno alla base una idealità. E questo progetto, questa finalità, questa idealità non possono essere altro che coniugabili come attività politica in senso lato. E allora, come dire, fare cultura in senso stretto significa fare politica. Fare cultura significa fare politica prestando attenzione a come la cultura la si fa, perché cultura in tutti i settori che prima ho elencato è tale soltanto se riesce a produrre, ad elaborare, a sviluppare pensiero critico. Non c'è cultura senza pensiero critico e il pensiero critico naturalmente comporta il fatto che non si stia semplicemente alla realtà presente, all'esistente, ma in qualche modo si sia anche in grado di, come dire, di criticare l'esistente in funzione di un progetto, di un fine da raggiungere. È chiaro che da questo punto di vista cultura è politica, ma da questo punto di vista la cultura può servire, la dimensione del servizio è una dimensione fondamentale per la cultura, può servire anche alla politica e sarebbe bene naturalmente che la classe politica in generale, come dire, recepisse fino in fondo il valore progettante che sta alla base della cultura. In questo senso, come dire, noi abbiamo delle manifestazioni disperanti a livello locale, a livello nazionale. Abbiamo testimonianze di discorsi che si ripetono con lo stampino, come se fosse uno sgraziato carillon ogni volta. Sentiamo un politico e dice esattamente le stesse cose che ha detto prima, senza ovviamente aggiungere un minimo di riflessione aggiuntiva, ma ripetendo i soliti slogan. Abbiamo politici che sistematicamente, come dire, arrivano persino a smentire quello che hanno detto, svalutando la capacità di conoscenza e di pensiero che il linguaggio ha. Ecco,
Abbiamo in sostanza una politica appiattita sul presente, non legata a processi di formazione stretti e significativi. Abbiamo una politica da questo punto di vista completamente deficitaria. Ed è evidente qui che naturalmente anche qui il ricorso alla cultura, il ricorso alle proposte che la cultura può presentare, dico anche questo è fondamentale. Questo vale naturalmente a livello nazionale, perché la situazione di Frosinone in questo caso non è particolarmente diversa dalla situazione che noi abbiamo a livello nazionale, e vale naturalmente per Frosinone. Cioè, occorre in realtà, in questa serie di rapporti che ho cercato di sottolineare, dico, ritrovare la spinta per una svolta. Certo, è utopia, io mi rendo conto che è utopia, ma guai a smettere dal nostro orizzonte la capacità dell'utopia. E riprendo la parola proprio da quest'ultima affermazione, no? Anche per dire comunque che spesso la parola utopia è stata utilizzata in senso negativo, no? Io invece vorrei anche poterla recuperare per la sua accezione etimologica. Molti dicono: ah, Pierpaolo è un sognatore, no? Forse in quel sognatore ad occhi aperti c'è seminata la critica all'utopia, cioè qualcosa che non si può raggiungere. Però secondo me l'utopia è molto positiva per diverse ragioni. La prima è come se fosse un orizzonte verso il quale noi ci rechiamo, verso il quale noi ci incamminiamo. Sappiamo che ogni passo che noi facciamo, questo orizzonte si allontana, e che raggiungere l'orizzonte è impossibile, perché l'orizzonte cambia sempre. Ma dopo aver fatto il nostro cammino, aver percorso la nostra vita, aver fatto la nostra battaglia, alla fine di questo cammino ci possiamo girare indietro e vedere quanta strada abbiamo fatto. Era un'utopia pensare di raggiungere l'orizzonte, ma è stata la nostra vita, passo dopo passo, millimetro per millimetro, che ci ha portato ad arrivare lì dove ci siamo giunti. Utopia vuol dire senza luogo, il non luogo, no? L'isola dell'utopia, il non luogo, anche se qualcuno dice potrebbe essere anche eutopos, cioè buon luogo, è l'isola che non c'è, Peter Pan, no? Per le favole. E beh, forse bisogna anche avere il coraggio di sognare per riprendere la strada, per riprendere la spinta. In questo io vedo molto un significato politico nel caso di Frosinone, perché se restituiamo significato al dialogo, al dibattito, al contraddittorio, quello che ha detto il professor Marcello Carlino del vuoto che si è creato magari perché non ci sono più i partiti politici così come li abbiamo conosciuti nel Novecento, e non c'è un'altra cosa che li ha sostituiti, no? Oppure tutto quello che noi vediamo sul piano politico che si è depauperato, a cominciare secondo me dalla classe dirigente della politica, anche a livello locale. Ebbene, ma questi elementi di mancanza di circolazione delle idee, di selezione della classe dirigente, di formazione della classe politica, non sono oggetto di dibattito, non se ne discute. Ma come si fa allora a cercare di cambiare le cose se non se ne neanche parla, per poterle vedere, poterle affrontare e poter partecipare alla discussione, coinvolgere i cittadini nell'essere artefici della vita della città e non trovare ogni volta un ostacolo, un muro, qualcosa che impedisce a ciascuno di potersi esprimere, di poter conoscere meglio se stesso e quindi diventare ciò che si è, magari perché diciamo la politica ha messo a disposizione degli strumenti, l'amministrazione ha messo a disposizione degli strumenti affinché ciascuno possa trovare la possibilità di valorizzare il proprio talento, la propria creatività, il proprio sentire.
Questa morte sociale, perché la mancanza, il vuoto di politica, è una specie di morte sociale, perché l'uomo è un animale sociale, quindi è un animale politico, socievole, per tradurla ancora meglio. E questa situazione di silenzio, mancanza di dibattito, porta in un circolo vizioso dove è impossibile ormai sognare. Chi sogna qualcosa sogna di andare via da Frosinone appena potrà, se potrà. Gli altri, molti, sono rassegnati, e la vitalità che c'era a livello artistico, creativo, culturale, umano, che riguarda tutti gli ambiti della vita, che vanno anche dall'urbanistica ai lavori pubblici, tutto quello che in un certo qual senso si sentiva come parte di una comunità che procedeva lungo il percorso che porta verso l'orizzonte, tutto questo non c'è. Si è come se si fosse spento qualcosa a Frosinone. Questa è la mia analisi, come se ci fosse un momento di, non di sogno, ma di sonno. E non a caso dicono che Frosinone è l'anagramma di sonnifero, e però qualcosa deve rinascere, qualcosa si deve riaccendere, e lo scopo dell'associazione Frosinone al centro è dare gli stimoli, sollecitare le coscienze, le persone a ritrovare quel coraggio di sentirsi parte di un comune destino, no? E quindi di fare in modo di prendere in mano questo destino comune, oltre che quello proprio, e attivarsi affinché non vinca la rassegnazione, ma si ritrovi il coraggio anche di andare verso un orizzonte. Noi abbiamo detto la Frosinone capitale europea della cultura, no? Questa è la nostra utopia, e abbiamo detto per raggiungerla il passaggio precedente che possa permettere questo obiettivo è l'unione dei comuni, cioè l'area intercomunale, cioè la città metropolitana, perché se Frosinone diventa un'area metropolitana dove c'è Alatri con le mura ciclopiche, c'è Verri, la Scala Santa, c'è Ferentino, c'è Ceccano, c'è Torrice, c'è Supino, c'è Arnara, c'è Patrica, se si crea questa realtà almeno di 150.000 abitanti che solo la politica può realizzare, e questo vuoto di politica impedisce la realizzazione di questo obiettivo, allora sì che questo sogno, questa utopia di Frosinone capitale della cultura potrebbe diventare qualcosa da spendere, e avere questo sogno ci spinge ad andare in quella direzione. Ci arriveremo mai? Forse no, ma quanta strada avremo fatto? Dunque, tocca a me, mi pare. È chiaro che l'utopia ha un suo valore progettante, per cui la realizzazione dell'utopia, che di fatto è qualcosa che si sposta sempre in avanti, questa realizzazione che consente la definizione di alcuni progetti, di alcuni programmi contemporaneamente, può evitare, come dire, per usare termini cari agli scrittori di fantascienza, che la realtà attuale sia così distopica come è esattamente la realtà di questi giorni a livello nazionale e a livello locale. Da questo punto di vista non c'è dubbio che una componente essenziale, ma d'altra parte è legata anche alla necessità di unire le forze, di avere un potere contrattuale maggiore, tutto questo passi attraverso una idea comprensoriale del territorio. E cioè il territorio legato naturalmente non più alle singole realtà comunali, ma ad una realtà sovracomunale che riesca a razionalizzare infrastrutture, servizi e via discorrendo. È altrettanto evidente che occorra, dico, fare una, sia pure pensando che i tempi non saranno certamente brevi, una azione sistematica e forte, direi pluricentrica, e quindi non legata semplicemente a gruppi,
pubblico un'azione di promozione della cultura. Ciò che avviene naturalmente avviando sistematicamente confronti, dialoghi, dibattiti, ciò che avviene dico, stabilendo dei punti di riflessione, ma ciò che avviene mobilitando laddove questo è possibile tutta una serie di spazi di promozione della cultura che adesso sono naturalmente inesistenti o scarsamente adoperati. L'idea da cui io personalmente parto, dico, quando penso anche ad una cultura nella città Frosinone, ma anche in generale in qualunque spazio urbano, dico, una idea chiave consiste, a mio giudizio, nella necessità di riprendere un processo di autoformazione o, se vogliamo, di autoaggiornamento culturale. E la cosa riguarda tutti, riguarda me, riguarda tutti i cittadini. Il che significa, allora, sul piano programmatico, non tanto puntare sui grandi eventi, che naturalmente non sono mai realizzabili, che implicano in un territorio molto limitato, implicano dispendi di risorse che ovviamente sono tutti in deficit. Era un pochino l'idea sciagurata che si perseguiva qualche tempo fa qui, quando si pensava all'istituzione di un teatro lirico, senza sapere neanche dei costi che un teatro lirico comporta, ovviamente per la sua attuazione, se si vuole naturalmente fare un teatro lirico, se poi si vuole aprire uno spazio che l'indomani è chiuso o comunque che funziona a scartamento ridottissimo, beh, allora tutto è possibile. Occorre dunque, da questo punto di vista, puntare su un'attività che io dico capillare, che dico fondamentalmente dico sia anche affidata non soltanto agli organi di informazione, non soltanto agli spazi televisivi, non soltanto agli spazi mediatici che pure possono essere attivati, ma che dico si realizzi anche in piccole attività ma sistematiche di intervento culturale nella chiave proprio di questa autoformazione di cui dicevo. In questo senso il patrimonio, l'acquisizione di tutta una serie di documenti di carattere mediatico e quindi che sostituiscono poi la possibilità naturalmente di avere grandi opere d'arte oppure grandi appunto eventi a Frosinone, per esempio anche questa possibilità di avere a disposizione una mediateca, dico, ma non nel senso fisico della mediateca, ma nel senso ideale della mediateca, e cioè tutto un patrimonio a disposizione che consente di ragionare, che consente di proporre iniziative, che consente di ripensare ad alcuni elementi nodali della cultura di questo territorio, così come della cultura della nazionale, perché di questo abbiamo bisogno. Cioè, se è vero che abbiamo perso, e la politica ce ne dà conferma giorno per giorno, le competenze linguistiche per cui non evidentemente elaborano dei discorsi assolutamente privi di fondamento e privi di conseguenzialità logica. Diceva un politico e un teorico a me molto caro che la cosa che lo preoccupava di più è questo non soltanto impoverimento, ma questa dannazione del linguaggio che in realtà non comporta, ora che viene usato, nessun tipo di responsabilità da parte di chi. Ecco, riprendere in qualche modo dalle fondamenta, anche da questo punto di vista, mi pare fondamentale. È un'opera lunga, è un'opera paziente, è un'opera che investe tutta una serie di settori e tutta una serie di energie, ma io francamente non vedo altra possibilità. E non vedo la posizione di un ente comunale se non quella di chi naturalmente promuove questa azione che poi ovviamente alla base deve essere sviluppata. Promuove offrendo gli spazi e le occasioni e i momenti di pubblicizzazione adeguati.
Volevo dire che sicuramente per quanto riguarda Frosinone, come ha detto giustamente il professor Marcello Carlino, a mio parere andrebbe recuperato il pensiero critico, perché una politica giocata solo sul, diciamo, l'estemporaneità, pensando al massimo alla prossima campagna elettorale, proprio andando lontano con lo sguardo, quando invece secondo me si dovrebbe guardare i prossimi 15 anni, 20 anni, avere la capacità di avere una visione che guardi le prossime generazioni. Questo manca totalmente a Frosinone e diciamo l'azione è sempre fine a se stessa, cioè privata di un pensiero. Pensiero e azione vanno insieme. Allora, un agire senza pensiero si chiama istinto, si chiama pulsione. E io penso che si stia facendo leva da troppo tempo a questa parte sul piano politico, più agli istinti, agli umori, alla pancia, no, delle persone, alla pulsione. Si vota quasi così per istinto, perché è stata sollecitata la nostra parte più bassa, più animale, no, che viene fuori. Perché manca completamente un pensiero critico che riconduca alla ragionevolezza, che riporti al dialogo, che aiuti alla comprensione dei fenomeni e di quello che sta succedendo a livello sociale, a livello umano, anche del cambiamento dell'essere umano, anche in virtù delle nuove tecnologie, come stiamo cambiando nei nostri rapporti e come stiamo vivendo ciascuno la propria solitudine, quando invece la politica è l'opposto della solitudine, è la possibilità di relazione, di rapporto. Allora il pensiero critico deve ritrovare nel dibattito politico un ruolo e aiutare ciascun cittadino a poter esprimere se stesso, perché quello significa rimettere in moto un agire che sia legato a una riflessione, anche a un'immagine che ciascuno può avere rispetto alla propria vita del futuro, soprattutto se pensa agli studenti, agli universitari, ai giovani. E se tutto questo non c'è, e non c'è nemmeno il dibattito su questo, tutto scorre in un eterno presente, senza passato e senza futuro. Come se la storia non servisse più a niente, la memoria non servisse più a niente, e quello che è passato non serve più perché c'è il presente. Il futuro, nessuno guarda al futuro perché ciascuno guarda semplicemente al giorno dopo, al guadagno personale, al tornaconto spicciolo, a me che me dai, io che te do, insomma il baratto, vabbè, lo sappiamo. Ma per chiudere, poi do la parola al professor Carlino, mi piacerebbe così che la prossima consiliatura di Frosinone, quando si ritornerà a votare, si rinnoverà l'amministrazione comunale, ci possa essere qualcuno che, alzandosi e facendo un discorso, no, si sentisse dire: era dai tempi del professor Carlino che non si sentiva un discorso così. Ecco, vorrei che si ritornasse a dare forza, consapevolezza, preparazione, anche di cultura politica, perché chi svolge un'attività politica, penso, debba essere anche portatore di cultura politica, di una cultura politica, qualsiasi essa sia. E mi sembra che questo scarseggi un po' troppo. Voglio dire semplicemente che raccolgo queste parole chiave: conoscenza, ragionevolezza, dico cultura e progetto, in funzione evidentemente di un mondo che preveda scenari futuri, che non sia appiattito sul presente. Perfetto, beh, io ringrazio entrambi i nostri ospiti, Pierpaolo Di Casa e soprattutto il professor Carlino, già professore di letteratura italiana e contemporanea presso l'Università La Sapienza di Roma, che è autore tra l'altro di vari libri di critica letteraria, ma anche di un romanzo. E abbiamo parlato quindi di questa associazione, Frosinone al Centro, abbiamo parlato di teoria ma anche di pratica, con alcune piccole proposte. Questo è molto interessante, lo inseriremo ovviamente nella playlist, nel gruppo delle altre trasmissioni, Creare il futuro. Io ringrazio entrambi, se continuate a seguirci su Libri TV. Grazie. Grazie Gianni, forza Buonasera. Frosinone.